In Dragon Ball c'erano molti umani, maestri di arti marziali, in grado di affrontare combattimenti e battaglie unicamente con le proprie forze. All'uscita di Dragon Ball Z, però, i personaggi umani sono stati surclassati da tutte le specie aliene, androidi e mostri che avrebbero potuto distruggere l'intero pianeta con un singolo raggio d'energia. La quantità di energia che questi individui erano in grado di sviluppare era diventata sempre più ridicola, fino al punto in cui lo show poteva essere riassunto in tante grida e al concorso chi ha il laser più grande. Come risultato, i personaggi umani sono diventati siparetti comici o sono stati uccisi per dargli agli eroi non umani le motivazioni per combattere più duramente. In pratica, gli umani sono diventati personaggi di sfondo, con, però, un'unica importante eccezione. Krillin era il migliore amico di Goku e ha affrontato la maggior parte delle sue avventure e battaglie. La maggior parte delle persone pensa che sia soltanto un personaggio comico o occasionalmente un supporto morale, ma ci sono coloro che sostengono che sia il miglior combattente dell'intero universo conosciuto di Dragon Ball. È ovvio che chiunque veda un qualsiasi episodio noti che Krillin non è minimamente vicino ad essere il combattente più forte, ma riesce a tenere testa ad avversari apparentemente imbattibili in tutta la serie animata. Ed ecco a voi alcuni esempi di cazzutaggine di Krillin. Yamcha viene ucciso da un Cyberman con un solo attacco. Krillin invece riesce a combatterne tre contemporaneamente e li disintegra in un solo colpo. Dopo che i guerrieri Z hanno dato tutto per sconfiggere Nappa senza fargli un graffio, Krillin lancia il suo attacco speciale, il disco magico, contro Nappa. Vegeta lo vede arrivare e dà di matto. Nappa realizza quanto pericoloso può essere quell'attacco e riesce a schivarlo in tempo, facendosi solo un graffio sul viso. Quell'attacco l'avrebbe ucciso sicuramente. Krillin era il combattente più debole rimasto, eppure era vicino a far fuori il Saiyan almeno 10-20 volte più forte di lui, con un solo attacco. Ed è stato l'unico in grado di farlo sanguinare prima dell'arrivo di Goku. Su Namek, Krillin è l'unico umano, ad eccezione di Bulma, sul pianeta, ed è chiaramente il combattente più debole. Questo però non l'ha fermato nel battersi contro alieni molto ma molto più forti di lui. Sì, ne ha prese tante, ma riesce comunque a combattere i suoi avversari contro ogni probabilità. E sì, muore, ma soltanto a causa di Freezer, cioè il più potente individuo dell'universo, e non è nemmeno stata una morte inutile. Infatti Krillin è riuscito a tagliare una parte della coda di Freezer, che è più di quanto Vegeta, Piccolo e Gohan messi insieme hanno fatto. E inoltre la sua morte ha fatto sì anche che Goku si trasformasse in Super Saiyan. Viene resuscitato e va tutto bene fino all'arrivo degli androidi. Questi sono più forti di Freezer, ma l'unico che li combatte assieme ai Super Saiyan è Krillin. Il pelatino infatti tira alcuni pugni, senza provocare molti danni, ma come dargli colpe? Questi androidi rendono i Super Saiyan uno scherzo. Krillin è solo un umano. Ma non usa questo come scusa per stare a casa a guardare il combattimento via TV come gli altri. Cell, che ricordiamo essere un'unione degli androidi e di tutti i combattenti più forti, crea una dozzina di Cell Junior. Goku, Trunks e Vegeta, per sconfiggerli, devono trasformarsi addirittura in Super Saiyan. Krillin riesce a gestirne uno quasi a pari potenza. Perde solo dopo essere stato colpito mentre stava controllando lo stato di Goku, che effettivamente le stava prendendo di brutto. Significa che, finché non ha abbassato la guardia, Krillin stava combattendo qualcosa forte quanto un Super Saiyan. Significa che a quel punto Krillin stava combattendo un essere di ugual forza a quello che alcuni anni prima era considerata la più potente creatura dell'universo. C'è pure un momento in cui Krillin attacca Majin Buu, e l'avrebbe pure avuta vinta se non fosse stato per il potere rigenerativo di Buu. Da notare come Yanko non fa nulla, anzi, nemmeno ci prova, e invece Krillin sa cosa va incontro, ma comunque dà il tutto per tutto. Se non avesse il potere rigenerativo, Buu sarebbe morto a causa del disco magico di Krillin. In conclusione, Krillin è il miglior artista marziale di tutti i tempi, nonostante sia considerato il più debole combattente in Dragon Ball Z. È stato sottovalutato fin dal primo episodio. Non potrebbe mai diventare forte come i suoi compagni Saiyan, questo è certo, ma nonostante tutto non si arrende e non si ritira mai dall'azione. Krillin va contro nemici che sa di non poter sperare di sconfiggere, ma non si arrende e cerca di controllare la situazione in un modo in cui gli altri combattenti non sarebbero mai stati in grado di trovare. Se si fosse concentrato solo sul potenziare e lanciare potenti laser, sarebbe stato ucciso in un attimo, ma Krillin si è concentrato sulle sue capacità mentali per continuare a combattere e restare in vita.
Grazie per aver seguito tutto il video. Se siete giunti fino a qua, voglio ricompensarvi con un altro esempio di cazzutaggine di Krillin. Infatti Krillin è l'unico personaggio che ha rimorchiato una bella donna, quale C18, senza essersi rivelata un'arpia, come nel caso di Goku e Vegeta. Vi ricordo inoltre di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale per ulteriori contenuti. Noi ci vediamo a un prossimo video.